Bentrovati amici di Tech Different con una nuova puntata del nostro classico podcast settimanale che racchiude alcune delle news più interessanti che trovate sul nostro sito nonché sul nostro canale YouTube. Partiamo subito come al solito con le recensioni. Abbiamo recensito dei prodotti OK anche questa settimana. Stiamo parlando del magnete porta smartphone da auto e del caricatore USB con uscita doppia USB sempre da auto e va posizionato ovviamente nell'accendi sigari, che permette dunque di ricaricare due dispositivi contemporaneamente. Vi invito a scoprire tutti i dettagli nella nostra recensione 2 in 1 per questi due dispositivi. Poi sempre da OK una recensione a parte per la lampada LED con comandi touch ed un ingresso USB per ricaricare il vostro smartphone o tablet oppure iPod anche nel caso. Molto molto pratica, con diverse intensità di luminosità e diverse colorazioni per quanto riguarda il LED, ben 5 colorazioni. Comunque per tutti i dettagli ovviamente fate riferimento alla nuova recensione. Poi abbiamo recensito anche un braccialetto fitness e non solo, come l'ho chiamato io, ovvero si chiama Fit Prime da Free Your Time, che ce l'ha concesso in anteprima assoluta, quindi questa è la primissima recensione perché il dispositivo non è ancora in vendita. Non è solo fitness, in quanto ci vibra anche alle notifiche nonché alle chiamate, alle notifiche di SMS nonché alle chiamate in arrivo, e ci appare anche il numero di telefono di chi ci chiama. Molto molto comodo davvero. Questo braccialetto si è rivelato davvero molto molto interessante. Vi invito a scoprire tutti i dettagli ed il prezzo anche e anche la data di lancio nella nostra recensione dedicata. Infine, ma non è, io l'ho lasciata per ultima ma è la più importante secondo me, la recensione di iPad Pro da 9,7 pollici che Apple ha presentato proprio da pochissimo. All'interno della recensione troverete tutti i nostri dettagli di questo dispositivo davvero interessante. Restando in tema Apple, vi avvisiamo, comunque c'è l'articolo dedicato, che lunedì faremo il live blog del WWDC in diretta. Partiremo alle 17:45, quindi seguiteci tramite il nostro classico live blog e se volete potete iscrivervi per commentare insieme a noi in diretta cosa Apple presenterà. Apple presenterà la nuova versione di iOS 10 e troverete tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato, e poi anche cambierà molto probabilmente OS X in macOS, e poi troveremo tutti gli aggiornamenti delle nuove versioni software e forse anche presentazione dei nuovi MacBook Pro, in quanto i MacBook Air, troverete anche la nostra recensione MacBook Air 12 pollici 2016, li hanno presentati appunto poco tempo addietro, qualche mese fa. Poi abbiamo parlato anche di Wiko, che ha presentato due nuovi interessantissimi smartphone, si chiamano UFeel e UFeel Lite. Abbiamo parlato anche purtroppo di milioni di account Twitter che sono stati hackerati e messi in vendita sul dark web. Una cosa davvero sgradevole questa, purtroppo al giorno d'oggi siamo abituati a vedere notizie di questo genere per quanto riguarda virus, account violati e quant'altro. Infine chiudiamo con Sony, che ha confermato una nuova versione di PlayStation 4. Non sappiamo ancora come si chiamerà, dovrebbe chiamarsi secondo i rumors PlayStation 4 Neo. Comunque dovrebbe essere più potente rispetto alla PlayStation 4 già in commercio e dovrebbe supportare anche il VR che verrà presentato, messo in vendita a breve. Bene, concludiamo qui, vi ringrazio per l'attenzione, un saluto e alla prossima. Ciao!